Bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. A 7 anni dal tragico 6 aprile del 2009, circa 7.000 persone hanno partecipato in un clima di commozione alla fiaccolata per commemorare le 309 vittime del terremoto dell'Aquila. La fiaccolata è partita dopo le 22 da via 20 settembre con destinazione Piazza Duomo, cuore del centro storico, dove poco dopo mezzanotte e mezza sono stati letti i nomi delle vittime della tragedia e sono risuonati 309 rintocchi di campana, per loro, per tutti. Familiari vittime 2009 è lo slogan dello striscione di apertura portato dai parenti delle vittime del sisma in t-shirt gialla con la scritta Verità per la strage dell'Aquila. La manifestazione centrale del programma delle commemorazioni e degli scomparsi nel sisma delle 3:32 del 6 aprile 2009, promossa come sempre dai familiari delle vittime, è stata quindi un'ulteriore occasione per chiedere verità e giustizia, nonostante il processo alla Commissione Grandi Rischi che abbia avuto l'epilogo in Cassazione. Il 20 novembre scorso è stata confermata la sentenza di appello che ha assolto 6 dei 7 componenti che in primo grado erano stati condannati a 6 anni di carcere per aver falsamente rassicurato gli aquilani e aver sottovalutato il rischio sismico al termine della riunione del 31 marzo 2009. Unico ad essere condannato a 2 anni è stato l'ex vice capo della Protezione Civile Bernardo De Bernardinis. In un filone parallelo è indagato l'allora capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, attuale candidato sindaco di Forza Italia a Roma. A rappresentare il governo, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti, che ha spiegato. Prima di tutto c'è il ricordo di una tristissima notte, il ricordo delle 309 vittime e di chi ha dovuto abbandonare le proprie case. Poi c'è l'impegno a far riprendere pienamente l'Aquila. Per la città di Roma è intervenuto ieri il commissario Francesco Paolo Tronca, semplicemente. Un momento di ricordo forte, mix di sensazioni legate a situazioni molto complesse, ha detto Tronca. Oggi più che mai sento la responsabilità di testimoniare la vicinanza di Roma e dei romani. Sono passati 7 anni, l'Aquila sta riconquistando la dignità di riappropriarsi della propria storia. Assente giustificata. La sottosegretaria con delega alla ricostruzione Paola De Micheli, diventata mamma qualche giorno fa. Tra i rappresentanti istituzionali, il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, il presidente della regione Luciano D'Alfonso e quello del Consiglio Abruzzese Giuseppe Di Pangrazio. Dal tribunale la fiaccolata è risalita lungo via 20 settembre, sfilando davanti a molti dei luoghi simbolo della tragedia, in primis la Casa dello Studente, crollata dove ci furono 8 morti. Il programma religioso ha previsto una santa messa in suffragio delle vittime alla Basilica di San Giuseppe Artigiano e dunque tutto ciò per commemorare le vittime del terremoto del 2009. Una fiaccolata commemorativa si è svolta anche a Poggio Picenze. E parliamo ancora dell'anniversario del sisma dell'Aquila per non dimenticare Roberta Zavarella e Carmelina Iovine, le vittime della Valle Peligna. A 7 anni dal sisma che ha distrutto l'Aquila è ancora intensa la commemorazione per le vittime della tragica notte del 6 aprile 2009. La Valle Peligna ricorda le vite spezzate di Roberta Zavarella e Carmelina Iovine. Roberta aveva 25 anni ed era di Sulmona.
morì nel crollo di un palazzo in una traversa di via 20 Settembre pochi mesi prima di conseguire la laurea in ingegneria che l'Università dell'Aquila gli assegnò subito dopo il decesso. Splende ancora la sua immagine bellissima e sorridente. Mancheranno il suo sorriso e la sua semplicità, ci tennero a scrivere i suoi cari nei messaggi che fecero all'epoca. Roberta Zavarella risultò tra i dispersi e i genitori non riuscivano proprio a contattarla fino a quando dopo 3 giorni avvenne il riconoscimento tra le salme che non avevano ancora un nome. Carmelina Iovine di Raiano fu estratta dalle macerie nella sua casa aquilana dove viveva. Aveva 23 anni e si era già laureata. Il suo sogno era quello di fare la psicologa. Si trovava nel capoluogo di regione per frequentare un corso di specializzazione. I genitori non volevano che la figlia andasse via quel giorno, ma lei, nonostante la paura per le numerose scosse, decise di raggiungere il suo fidanzato Matteo nella casa in via Gabriele D'Annunzio. Ma la loro vita si fermò. Il cordoglio è anche per Enza Terzini di Toccona Casauria. Aveva 21 anni e all'Aquila frequentava scienze biologiche. Il suo paese la ricorda con affetto, tant'è che gli è stata dedicata la locale scuola dell'infanzia. Nella giornata del 6 aprile vengono ricordati anche i 3 studenti universitari di Torre dei Passeri, Marina Di Battista e Daniela Bortoletti, entrambe 22enni, iscritte alla Facoltà di Ingegneria Gestionale, e Tonino Colonna. E un minuto di silenzio è stato osservato in aula al Senato per commemorare le vittime del terremoto che 7 anni fa appunto ha colpito l'Aquila. Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento, ha detto il presidente di Palazzo Madama Pietro Grasso, ed esprimo la mia personale vicinanza e di tutti l'aula al popolo aquilano. Grasso ha poi espresso vicinanza ai familiari delle vittime. A seguire sono intervenuti i rappresentanti dei diversi gruppi parlamentari per ricordare le vittime. E lasciamo l'anniversario del sisma dell'Aquila, passiamo ad altro. Mazzette e liste di attesa. Un medico originario di Prato La Peligna è stato arrestato all'ospedale di Salerno. Il servizio è di Andrea D'Aurelio. C'è anche Gaetano Liberti, medico originario di Prato La Peligna, tra i destinatari dei 4 provvedimenti cautelari per la vicenda dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Liberti, assieme ad altri 3, è accusato di aver pagato mazzette e aver scavalcato liste di attesa lunghissime. Il medico originario di Prato La Peligna è finito agli arresti domiciliari. Coinvolto nella vicenda anche il neurochirurgo Takamori Fukushima, che nell'ottobre 2015 venne accostato da un quotidiano a Papa Francesco per una presunta visita medica, subito smentita dalla Santa Sede. Secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, le indagini sono state avviate nel mese di maggio 2015 dopo la denuncia presentata ai carabinieri dal parente di una paziente ricoverata, sottoposta a un intervento alla testa e poi deceduta. Secondo la denuncia, l'operazione chirurgica era stata preceduta al versamento di una somma in denaro per accelerare i tempi in lista d'attesa. Viabilità. Il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, chiede la consegna della variante del progetto sull'A25. Sentiamo. Forza Italia ha chiesto ufficialmente al governatore D'Alfonso la consegna della variante al progetto di messa in sicurezza della 24 e della 25, che Autostrada dei Parchi avrebbe consegnato il 10 febbraio scorso e di cui non troviamo traccia. Il capogruppo di Forza Italia ribadisce che la problematica è emersa un mese fa, quando, leggendo le carte dell'intervento, spinti dalle preoccupazioni per le sorti della Valle Peligna e della Marsica, in seguito ai lavori programmati per la 24 e la 25, siamo sobbalzati, leggendo
citando la corrispondenza del governatore D'Alfonso, che l'11 luglio 2015 risponde all'amministratore delegato di Stradale Parchi, Cesare Ramadori, e affronta le criticità sui due tratti autostradali, ma anche sul raccordo autostradale A25, e gli dice di aver costituito un gruppo di lavoro per valutare i progetti, riscontrare le problematiche, facendo riferimento all'ipotesi di isolamento dal flusso autostradale della Valle Peligna. Dal giorno della nostra denuncia sino ad oggi abbiamo solo sentito smentite verbali, ma sostanzialmente si tratterebbe del presidente D'Alfonso che smentisce se stesso, visto che è stato lui a sollevare il problema nella sua lettera, fa notare Sospiri, che aggiunge: la consegna di quel documento sarebbe un momento di trasparenza dovuto per una regione che sui trasporti sta vivendo una stagione nera, come avremo modo di capire in occasione del Consiglio straordinario sul tema che abbiamo richiesto. La Regione Abruzzo ripristini la corretta informazione al Ministero della Salute sulle caratteristiche di DEA, di livello dell'ospedale di Sulmona, che è alla base del mancato inserimento della città tra i poli di attrazione per l'aggiornamento del 2014. Quindi si tratta del DEA di primo livello. La decisione del declassamento dell'ospedale, afferma in una nota la senatrice di Forza Italia Paola Pelino, operata a livello regionale, non è corretta, ma va sanata senza esitazioni. Continuerò con determinazione la mia battaglia, annuncia la senatrice Pelino, augurandomi che nel prossimo tavolo romano del 19 aprile, alla presenza del commissario D'Alfonso, si affermi finalmente la verità e si confermi per Sulmona l'indirizzo di mantenere l'ospedale di primo livello per le particolari caratteristiche orografiche dell'intero territorio che non può perdere servizi essenziali. La senatrice Pelino. Fertilità e salute, il punto nascita di Sulmona, continua gli incontri con giovani studenti e con le donne. Il personale lancia il cuore oltre l'ostacolo. Sentiamo tutto nel servizio di Andrea D'Aurelio. Il punto nascita dell'ospedale di Sulmona prosegue il ciclo di incontri volti alla tutela della fertilità e della salute. Il prossimo 8 aprile alle ore 17 nella sede della comunità montana Peligna si parlerà di sindrome endometriosica, un nome, tante patologie. Relatore dell'incontro conferenza sarà il dottor Gianluca Di Luigi. Il reparto di maternità Peligno si colloca al centro del territorio, aprendosi ai giovani studenti e alle donne, curando la fertilità e il benessere dell'individuo. Un programma di appuntamenti degno di nota, soprattutto se viene portato avanti da un punto nascita destinato alla chiusura. La proroga concessa dalla Regione scade infatti il 30 aprile, 6 mesi dopo quel 31 ottobre 2015, quando il destino di ostetricia e ginecologia era già segnato. Se il manager della ASL Rinaldo Tordera ha confermato la soppressione del reparto, il comitato Pro Punto Nascita ha diffidato proprio il neo direttore generale dell'azienda sanitaria, perché prima ci sono le prescrizioni della GENAS da adottare. Ieri una giovane sulmonese si domandava se il prossimo mese potrà partorire a Sulmona. Risulta molto complicato pensare, vista la mancata attivazione dei sistemi d'emergenza, che la cancellazione del punto nascita sarà posta in essere in così poco tempo. Se da un lato la politica deve ancora decidere cosa fare, dall'altro il personale del reparto continua a incontrare la gente, sensibilizzare il territorio e snellire i tempi di attesa. Il punto nascita di Sulmona è aperto, almeno per il momento. Inciviltà, padrona della città, protestano i residenti di Via Verdi a Sulmona che assistono da tempo allo scarico di rifiuti. Vediamo. L'inciviltà regna sovrana in città. Montano la protesta i residenti di Via Verdi a Sulmona. I due contenitori della spazzatura collocati all'inizio della strada sono colmi di rifiuti. Una scena indecente che i cittadini hanno prontamente segnalato a Onda TG per richiamare l'attenzione degli organi preposti. A detta dei residenti, i rifiuti vengono scaricati dalla circonvallazione e dal centro storico, zone della città dove viene effettuata la raccolta differenziata in
in via Verdi. Una situazione che non va giù agli abitanti del quartiere, che hanno già provveduto ad avvisare Cogesa. È l'ennesimo caso di inciviltà che si registra nella patria di Ovidio in poco più di una settimana. Nei giorni scorsi furono i residenti di Vico Sanità ad alzare barricate contro gli incivili che hanno riempito quell'angolo del centro storico di siringhe, flaconi di medicinali e cartacce. Dopo una settimana nulla è cambiato. Il comune di Prato La Peligna, facendo seguito alla delibera della giunta approvata lo scorso 24 dicembre, intitolerà la villa comunale di Piazza Nazario Sauro alla Brigata Maiella. La cerimonia è in programma sabato 9 aprile alle 11. L'intitolazione della villa comunale, la prossima costruzione del monumento, rappresentano per noi un atto di grande valore. Vogliono testimoniare il forte legame della nostra comunità con la Brigata Maiella, ha affermato il sindaco di Prato La Peligna, Antonio De Crescentis, che ha ricordato il contributo dato dalla Valle Peligna alla formazione patriottica su circa 1.500 volontari provenienti dal Abruzzo e dalle altre regioni dell'Italia centrale, ricorda De Crescentis. Il contributo della Valle Peligna è stato quantificato in 420 uomini, di cui 150 di Sulmona, 108 di Pratola, 38 di Popoli, 33 di Corfinio e 29 di Prezza. Pratola ebbe 5 caduti e 7 feriti, che abbiamo il dovere di ricordare insieme ai nostri concittadini decorati con la medaglia di bronzo e la croce di guerra sul campo. Con l'intitolazione della villa comunale vogliamo rendere onore al coraggio e al sacrificio di tutti i volontari della Brigata Maiella e fortificare il legame morale nei confronti dei caduti, dei feriti e dei prigionieri del movimento patriottico nella lotta per la libertà e la democrazia, conclude il sindaco di Pratola, De Crescentis. Concerto la scorsa domenica della Scuola Popolare di Musica è stata un'iniziativa benefica, infatti il concerto è stato organizzato per raccogliere fondi per il restauro e la riqualificazione della facciata della chiesa di San Francesco della Scarpa. Il servizio è di Gaetano Trigilio. Un interessante concerto dell'orchestra della Scuola Popolare di Musica di Sulmona si è tenuto al Cinema Teatro Pacifico. Obiettivo del concerto: raccogliere fondi per restauro e riqualificazione della facciata della chiesa di San Francesco della Scarpa, una delle chiese architettonicamente più significative del patrimonio monumentale della città e molto visitata e fotografata dai turisti e viaggiatori in visita al capoluogo peligno. Questo è l'obiettivo della raccolta fondi avviato già da qualche tempo dal Comitato Pro Opera Francisci. La cittadinanza ha risposto bene, assistendo al concerto. L'orchestra della Scuola Popolare di Musica di Sulmona, un'autentica risorsa musicale del nostro territorio. L'orchestra è stata costituita circa 5 anni fa nell'ambito della Scuola Popolare di Musica. È diretta da Walter Matticoli, un valido musicista diplomato in contrabbasso al Conservatorio Casella dell'Aquila. Walter è l'anima, il trascinatore dell'intero complesso musicale. Ha scritto numerosi libri di musica antica sui madrigali e sui mottetti di Alessandro Capece, compositore del Seicento. L'orchestra è composta da una cinquantina di elementi, tra giovani e meno giovani, diplomati nei conservatori dell'Aquila, di Pescara e di Roma. I musicisti affrontano ogni giorno notevoli sacrifici per essere presenti e fare le prove. Provengono non solo da Sulmona, ma anche da altre località vicine e anche dalla provincia di Pescara. Il variegato programma di sala ha ottenuto il pieno consenso del pubblico. Le belle note di musiche tratte da colonne sonore di famosi film hanno deliziato l'uditorio. New York, New York, My Way e Se domani.
brani che sono stati molto applauditi e cantati dallo storico cantante, occasionalmente anche presentatore, Nino Grasso. Due belle voci femminili hanno allietato la serata, Vittoria Zeni e Caterina Pacella. Anche i due solisti, Massimiliano Pelini al sax soprano e Giampaolo Rossi alla fisarmonica, sono stati molto applauditi. Insomma, una bella serata, bella musica, finalità molto apprezzabili. Il competente pubblico sulmonese ha applaudito con forza e a lungo gli artisti alla conclusione del concerto. La famiglia Marcelli, originaria di Anversa degli Abruzzi, è stata ospite di una radio americana. Al centro dell'attenzione l'importazione dei formaggi dell'allevatore di Anversa, Nunzio Marcelli. Il servizio è di Marco Malvestuto. The Marcelli family is here. Hello, Bob, Andy, and Tina. Hello. Hi, Greg. Super glad you're here. Thanks so much for coming up to Brooklyn to talk cheese on this rainy afternoon. L'eccellenza abruzzese colpisce gli States ancora una volta ed a farla da padrone sono i formaggi della famiglia Marcelli, approdati lo scorso 4 aprile nella trasmissione radiofonica Cutting the Curd della stazione radio Heritage Radio Network di Brooklyn, New York. Prima radio al mondo dedicata completamente al cibo. These guys and gals are importing cheeses from Abruzzo, Italy, that are made in and near their family's ancestral village of Anversa by their cousins and friends of the family. All in Cheese Family è il titolo dell'episodio nel quale Bob, Andy e Tina Marcelli ripercorrono la loro avventura nel mondo della vendita dei formaggi, di come hanno riallacciato i contatti con l'Abruzzo e con Nunzio e di come gestiscono il loro business negli Stati Uniti. We had made the first ever a visit to our ancestral home where I met my cousin Nunzio for the first time, and we learned that they had a sheep farm and an agriturismo, and he kind of offhandedly said, you know, we have sheep, so we make cheese. And I went, oh, it's very interesting. We tasted the cheese and I looked at him and I said, oh, you don't make cheese, you make cheese. nice. How did you fall in love with this stuff? Well, actually, it was through visiting my family in Italy because, you know, I went to business school, so I had a business degree and I had a marketing job out of college, and, you know, I was not in the food world. My plan was always to support my siblings who were, you know, chefs and go to their restaurants, not work in food, having grown up in restaurants as with my father being a chef and owning restaurants when we were younger. But really it was, you know, I wasn't on that ancestral trip with the whole family. I was actually in California and my dad called me from the trip and just said how excited he was and, you know, we needed to, you know, import this. Need to get on it. Yeah. And then a couple years later when I was ready to make a move, I told him I'd give him a year to, you know, help him figure it out. And that was about 9 years ago. Nice. It's a lot of fun. It's great to be able to work with your family every day. You know, my mom has recently come on board. She retired from her career and basically, I think, took a Saturday off, and the very next day she was employed at the company. Yeah. So her retirement was basically 24 hours. But it's been really great to, as I said, you know, work together and learn from these guys. But also at the same time, you know, kind of earn my own stripes. Sure. You know, I'm the youngest, so that's kind of always my goal, is to show up and show that I can do it. So it's been a learning process and a great experience, and I can't wait for what's in store. Dopo aver ricevuto recensioni da giornali importanti come il New York Times e il Wall Street Journal, i formaggi della famiglia Marcelli continuano a mietere successi negli Stati Uniti, facendo mantenere alta l'attenzione su un prodotto che, con le sue peculiarità, dà lustro ad un territorio che a piccoli passi sta riscoprendo l'importanza della sua storia e delle sue tradizioni.
Adesso l'atletica leggera, anche quest'anno i rappresentanti dell'Amatori Atletica Serafini Sulmona sono stati premiati all'annuale festa dell'atletica abruzzese che si è svolta a Teramo. Si tratta di Fabiana Bucci, giunta sul podio dei campionati italiani di marcia, del suo tecnico, la professoressa Annelise Knoll, tra i tanti riconoscimenti attribuiti ai tesserati della federazione. È stato assegnato al professor Luigi Carrozza una targa per i campionati italiani cadetti e cadette che si sono svolti nel mese di ottobre a Sulmona. Anche la società è stata inserita tra le migliori d'Abruzzo e ha ricevuto un significativo attestato per l'intensa attività svolta nell'anno 2015. E adesso è giunto il momento della nostra rubrica Buon Appetito. Che profumino, fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa ti trovi da qua? Per un accostamento delizioso fra un secondo piatto e un contorno, oggi vi proponiamo gli involtini con i fagiolini. Per quanto riguarda gli ingredienti, occorrono 400 g di carne di vitello a fettine, 300 g di fagiolini, 2 spicchi di aglio rosso, 60 g di funghi freschi, 3 cucchiai di prezzemolo tritato, 60 g di carne di vitello macinata, 60 g di carne di maiale macinata, 30 g di pecorino abruzzese grattugiato, un uovo, la farina, 30 g di grasso di prosciutto tritato, 300 g di pomodori ramati, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Iniziamo la preparazione della ricetta. Lavate e mondate i fagiolini e lessateli in acqua bollente salata per 10-15 minuti. Sbucciate e tritate l'aglio, mondate i funghi, sciacquateli velocemente sotto l'acqua corrente, tamponateli con carta assorbente da cucina e affettateli. Scaldare 2 cucchiai di olio in una casseruola, soffriggete la metà dell'aglio tritato e un cucchiaio di prezzemolo, unite i funghi, fatele trifolare a fiamma vivace mescolando e a questo punto aggiungete sale e pepe e lasciateli raffreddare. Tritate i funghi, metteteli in una terrina e amalgamateli con le 2 carni macinate, il pecorino, l'uovo leggermente sbattuto e un cucchiaio di prezzemolo. Regolate di sale, quindi suddividete il composto in 8 parti, formate 8 cilindri e avvolgete ciascuno con una fettina di carne di vitello. Successivamente legate un involtino con refe da cucina, passateli nella farina, poi rosolate in un capace tegame in 2 cucchiai di olio finché non diventeranno leggermente dorati. Aggiungete poca acqua e cuocetele a fiamma dolce per 10-15 minuti, rigirandoli di tanto in tanto. Infine spollentate i pomodori, sbucciateli, eliminate i semi e tagliateli a dadini. Fate soffriggere a fiamma bassa il grasso del prosciutto in una casseruola, unite l'aglio e il prezzemolo rimasti, aggiungete pomodori e fagiolini lessati, mescolate e cuocete per 15-20 minuti. Versate il sugo ottenuto nel tegame con gli involtini e lasciateli insaporire per qualche minuto rigirandoli delicatamente. Servite subito. Puoi rileggere le ricette della rubrica Buon Appetito sul sito www.ondatv.tv. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa ti trovi da qua? E torniamo all'anniversario del terremoto dell'Aquila. Nervosismo e paura anche nelle strade sulmonesi 7 anni fa. Il giorno del sisma che devastò appunto l'Aquila. I sulmonesi non dimenticano quei momenti. Il servizio è di Andrea D'Aurelio. Un grande clima di concitazione e nervosismo, 23 secondi lunghissimi e interminabili, gente in piazza e preoccupata per amici e parenti aquilani. Questo è il ricordo dei sulmonesi di quel terribile lunedì santo del 2009, il 6 aprile. La scossa di terremoto delle 3:32 provocò 309 vittime e oltre 1.500 feriti. Sono passati 7 anni e 2.557 giorni, ma la memoria non cancella quelle scene orribili, quegli attimi cruenti e drammatici, quella cicatrice incancellabile. Sì, mia moglie si è alzata allora, dei fatti. Io sono rimasto a letto, ma per... sono cose brutte comunque. Abbiamo provato per la...
prima volta. Qual è la mancanza assoluta di solidarietà di questa città? Un giorno molto drammatico per la popolazione abruzzese. E chiedo solo questo: in ricordo delle persone che non ci sono più, si stringe il cuore ai genitori e alle persone che li hanno conosciuti, un miglioramento delle infrastrutture e un miglioramento dei pensieri verso tutti e le persone che non ci sono. Andate pure la scossa qua sul mondo. Io a casa mia ho sentito pure la scossa di terremoto. È stata forte la scossa. Sì, un fatto molto, molto triste. A parte la scossa, diciamo, avvertita, poi anche il numero di vittime è molto importante. Una nostra concittadina giovanissima che purtroppo non dimenticheremo mai. Io oggi non ho postato niente su Facebook in memoria di, conservo per me quel sentimento. Può dimenticare purtroppo, ogni anno è una ricorrenza, quindi vuoi non vuoi il pensiero ci va. Sì, ha fatto una strage, speriamo che non si ripeta più. Dalle piazze dei quartieri della città è partito un pensiero per le vittime del sisma di 7 anni fa, con l'auspicio che il territorio incarni sempre più la cultura della prevenzione. Per il resto, come cantarono gli artisti e cantatori d'Italia per l'Abruzzo, domani è già qui. L'Università Sulmonese della Libera Età rende noto che per la sopravvenuta indisponibilità del relatore la lezione di domani è sospesa. Le lezioni riprenderanno regolarmente giovedì prossimo 14 aprile alle 17 nell'Agenzia per la Promozione Culturale in Piazza Venezuela. Inoltre, con la concomitanza della festa di San Panfilo, patrono di Sulmona, la lezione in programma giovedì 28 aprile sarà anticipata martedì 26 aprile alle 17. E adesso, prima di concludere, vediamo i film in programmazione alla multisala Igioland di Corfinio. Il cacciatore e la regina di ghiaccio, con proiezioni alle 18:20, alle 21:10. Heidi alle 18:10 e 20:40. Un paese quasi perfetto alle 18:10 e 21:10. È tutto per questa edizione del giorno del nostro telegiornale. Prossimo appuntamento con l'informazione in diretta questa sera alle ore 20. Buona giornata a tutti voi.